All'alba degli anni Ottanta il mondo vive ancora l'equilibrio del terrore, uscito dalla Seconda Guerra Mondiale. La carta geografica è colorata secondo le zone di influenza: capitalisti e marxisti, filoamericani e filosovietici. L'America Latina non fa eccezione. Il Centro America è considerato dagli USA come il proprio giardino di casa, anche se le esperienze di Cuba o Nicaragua mettono innanzi a Washington, che non esita a sostenere regimi autoritari per fermare l'avanzata comunista. È il caso del Salvador, dove un nuovo governo arrivato al potere nel 79 reprime violentemente ogni manifestazione di dissenso popolare. L'arcivescovo della capitale, Oscar Arnulfo Romero, chiede per amore del suo popolo di fermare tanta violenza e lo fa pubblicamente scrivendo al governo americano del presidente democratico Jimmy Carter una lettera aperta. Scrive Romero riferendosi alla fornitura di maschere antigas e giubbotti antiproiettile utilizzati pesantemente contro i manifestanti. Per questa ragione e anche per mio obbligo personale, come salvadoregno e come arcivescovo dell'arcidiocesi di San Salvador, mi impegno a fare in modo che la fede e la giustizia regnino nel mio paese. Io ti chiedo se tu veramente vuoi difendere i diritti umani di proibire la donazione di questi aiuti militari al governo salvadoregno e di garantire che il tuo governo non interverrà direttamente o indirettamente con pressioni militari, economiche, diplomatiche o di altro tipo per determinare il destino del popolo salvadoregno. Parole chiare che evidentemente non possono piacere agli Stati Uniti, il cui obiettivo principale è arginare l'avanzata comunista in Centro America, come si legge nei documenti declassificati e conservati presso l'archivio della sicurezza nazionale degli Stati Uniti. In una bozza di lettera di Zinyev Brzezinski, consigliere per la sicurezza nazionale USA, indirizzata a Giovanni Paolo II e preparata il 31 gennaio 1980 dal segretario esecutivo del Dipartimento di Stato americano Peter Tarnoff, emerge quanto l'arcivescovo Romero stia diventando un elemento di disturbo. Elementi di estrema sinistra stanno cogliendo questa opportunità per lanciare azioni di violenza e terrorismo finalizzate a distruggere l'ordine esistente e per rimpiazzarlo con un ordine marxista. In questa situazione la Chiesa può svolgere un ruolo importante. La Chiesa Cattolica è stata per lungo tempo un campione degli oppressi dell'America Centrale, opponendosi ai governi repressivi. In Nicaragua la Chiesa ha giocato un ruolo critico e molto costruttivo. Lo stesso ruolo la Chiesa ha avuto in Salvador, anche se adesso qualcosa sta cambiando. In Salvador la Chiesa, sotto la leadership dell'arcivescovo Romero, ha finora svolto un ruolo simile. Tuttavia, nelle ultime settimane, l'arcivescovo ha indicato sia pubblicamente che privatamente un allontanamento da questa posizione. Così il Dipartimento di Stato americano cerca di fare pressioni sul Papa per far cambiare il comportamento di Romero. Attraverso un dialogo frequente e franco con l'arcivescovo Romero e i suoi consiglieri gesuiti, lo abbiamo messo in guardia contro una tale mossa. Abbiamo avvertito l'arcivescovo e i suoi consiglieri con forza di non sostenere l'estrema sinistra, la quale non condivide gli obiettivi umanitari e di sviluppo della Chiesa Cattolica. I nostri sforzi per convincerli non hanno purtroppo dimostrato successo. Tentativi che però, scrivono gli americani, non hanno avuto successo e per questo si rivolgono direttamente al Papa. Ora sto scrivendo per condividere questa preoccupazione direttamente con voi. Romero non si piega, continua a difendere il suo popolo dalle violenze rifiutando le ideologie in nome del Vangelo. Viene ucciso il 24 marzo del 1980 mentre sta celebrando la messa, aveva appena finito di pronunciare l'omelia.